29 settembre 1988. Si fidava troppo degli amici che avevano bussato al cancello della villa. Era rimasto in vestaglia a sorseggiare il caffè con la moglie. Non aveva nemmeno pensato di prendere dal cassetto la 357 Magnum che Giovanni Bontade teneva illegalmente sempre a portata di mano. Ma mercoledì mattina, quando i suoi killer si sono presentati in Villa Grazia, l'avvocato, fratello del boss Stefano Bontade, ucciso 7 anni fa, riteneva che quelli non fossero nemici. Ma Bontade, accusato dai pentiti di essere un Giuda perché aveva tradito il fratello Stefano scegliendo di passare dalla parte dei corleonesi, non pensava di restare vittima di un tradimento. Invece gli amici hanno ucciso lui e sua moglie, Francesca Citarda. Paolo Bontade, uno dei presunti capi mafia della frazione palermitana di Villa Grazia, è partito in barella a bordo di una nave per il continente. Deve recarsi a Savignano Irpino, dove dovrà stare 5 anni in soggiorno obbligato. Il Bontade, meglio conosciuto come Don Paolino Bontà, sarebbe dovuto partire nel gennaio scorso, ma riuscì a rimandare la partenza con una lunga serie di certificati medici. Nei giorni scorsi, suo figlio Giovanni, studente universitario, è stato arrestato mentre si stava introducendo in una casa di campagna presso Palermo, dove era nascosto un carico di sigarette di contrabbando. 13 maggio 1980. Individuato un altro ponte Sicilia-Stati Uniti, gestito dalla mafia e da Cosa Nostra. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno denunciato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti 17 persone, 3 delle quali residenti in America e 2 già arrestate dalla DEA, nell'ambito di un'inchiesta iniziata nel 71 e coordinata fino alla sua morte dal capo della squadra mobile Boris Giuliano, ucciso il 21 luglio dell'anno scorso. Dei 14 presunti mafiosi denunciati, a Palermo sono riusciti ad arrestarne 6. C'è anche un nome di spicco, Giovanni Bontade, avvocato, 34 anni, figlio del famoso Don Paolino, morto di infarto nel 74 a Messina, dove era stato inviato al soggiorno obbligato. 7 novembre 1980. Forse temeva il peggio frate Giacinto, il frate ucciso ieri mattina a Palermo da 2 killer, che non gli hanno lasciato il tempo di impugnare la rivoltella calibro 38, custodita in una delle 7 celle, 2 delle quali arredate con mobili di buona fattura, usate per ricevere amici e conoscenti altolocati. Erano le 8:30 a Santa Maria di Gesù, il convento francescano che domina la città da una collina alberata. I frati erano quasi tutti riuniti in una cappella con molti fedeli raccolti in preghiera. Poco dopo avrebbe dovuto raggiungerli padre Giacinto per celebrare la messa. Quando 2 uomini si sono presentati alla porta del convento, il padre guardiano, senza il minimo sospetto, ha indicato la scala e il corridoio per arrivare fino a Don Giacinto, un frate che, a differenza di tutti gli altri, a Santa Maria del Gesù riceveva ogni giorno decine di persone, non solo per dare consigli e segnare sulla sua agenda le raccomandazioni da passare ai politici, dei quali si vantava di essere amico, ma anche per dirimere vertenze e litigi in tutta la zona. Così ieri mattina, davanti a quei 2 uomini, stempiato il primo, di carnagione scura l'altro, il padre guardiano ha pensato ai soliti visitatori, ha pensato che cominciava il pellegrinaggio di tutti i giorni. Invece si trattava di 2 assassini e non ha avuto il tempo di capirlo neanche la vittima designata, ossia il monaco, che aveva l'abitudine di oliare spesso la sua rivoltella, trovata dalla polizia nel cassetto della scrivania, accanto ad una mazzetta di 4 milioni di banconote di diverso taglio, tutte nuove di zecca. Lo chiamavano tutti Don Giacinto. Nel convento il frate aveva prestato la sua opera per circa 30 anni. A Ciaculli, la zona del convento, per centinaia di famiglie quel posto di preghiera era diventata una specie di ufficio di collocamento e sono molti nella borgata a mostrare gratitudine per essere stati assunti nelle aziende municipalizzate di Palermo e in altri uffici pubblici.
in un certo senso il monaco, classificava anche queste come opere di pietà, un modo per aiutare la povera gente. Ma andava pure fiero di altre amicizie, per esempio quella dell'avvocato Giovanni Bontade, arrestato un paio di mesi fa, nell'ambito dell'inchiesta sul traffico di droga, figlio del boss Don Paolino, fino alla sua morte considerato il presidente del tribunale mafioso. Adesso in questura si riflette sulla vita e le amicizie di Fra Giacinto, un monaco del quale si occuparono, nel 64, anche gli investigatori che cercavano Luciano Liggio. La polizia fece in quell'anno alcune perquisizioni nel convento, perché si sospettava che i frati avessero offerto ospitalità alla primula di Corleone. 17 settembre 1980. Ufficialmente quel vecchio casolare cadente di Villa Grazia, alla periferia di Palermo, serviva come deposito di oli combustibili, ma dietro il paravento della legalità si nascondeva l'attività di una centrale per la lavorazione della droga, in pratica una raffineria. È la terza raffineria che viene scoperta nel giro di 3 settimane, dopo quelle di Sant'Onofrio, vicino a Trabia, e di Carini. Ma a differenza delle due precedenti, la scoperta di lunedì pomeriggio è stata del tutto casuale. Un cortocircuito, una scintilla, un violento incendio alimentato dai combustibili hanno portato al casolare, nel giro di pochi minuti, vigili del fuoco e polizia. Al momento della valutazione dei danni, gli agenti della scientifica hanno fiutato odor di droga. Fra il materiale distrutto dall'incendio c'erano strumenti strani che hanno destato i sospetti. A cosa servivano in un deposito di oli minerari, ampolle, fornelli, alambicchi e soprattutto che cos'era quella polverina bianca della quale si scorgevano le tracce sul pavimento? Infatti poco dopo è stato trovato, fra i resti della casa bruciata, più di 1 chilo di morfina base. Dopo appena un'ora dal ritrovamento, da Roma sono partiti 2 esperti per andare ad analizzare tutto il materiale rinvenuto nel casolare di Villa Grazia. E gli uomini della mobile si sono messi al lavoro per rintracciare i titolari del deposito, i fratelli Michele, Benedetto e Girolamo Mondino, dei quali però non è stata trovata traccia. Tuttavia gli investigatori hanno appreso che a pochi metri dal casolare c'è l'abitazione di Don Giovanni Bontade, capomafia del Rione, in carcere da qualche mese in seguito all'inchiesta della magistratura palermitana sul traffico di droga. 1 agosto 1981. Mafia e droga. 2 inchieste giudiziarie sui legami fra traffico internazionale di stupefacenti e cosche siciliane, apparentate a Cosa Nostra negli Stati Uniti, hanno segnato oggi dei passi avanti. Consegnando la requisitoria al giudice istruttore Rocco Chinnici, il sostituto procuratore Alberto Di Pisa ha chiesto il rinvio a giudizio di 18 persone per associazione a delinquere e traffico di droga. Fra queste, Matteo Sollena e il figlio Salvatore, e Giovanni Bontade, di 36 anni, fratello del capomafia Stefano, che fu ucciso il 23 aprile a Palermo, in un agguato vicino alla sua villa. 29 settembre 1988. Per eliminare Giovanni Bontade è stato usato un traditore, un amico, che ha suonato al campanello della sua villa blindata e controllata dalle telecamere. Una faccia nota, un cavallo di Troia per facilitare l'ingresso del comando che ha sorpreso il boss e la moglie Francesca Cittarda in cucina, mentre prendevano il caffè ancora in vestaglia. Pochi colpi alla nuca, un massacro ufficialmente senza testimoni, perché le 3 figlie erano già uscite da più di un'ora per andare a scuola e i 4 guardiani della villa dicono di non aver visto. Lo ripetono fino a notte fonda alla mobile, dove sono in stato di fermo. Assunti come giardinieri e contadini, hanno l'aria dei guardiaspalle, ma anche loro potrebbero essere stati costretti a tradire. In questo bunker, circondato da alberi, da frutta ed eucaliptus, piazzato nel cuore della borgata di Villa Grazia, proprio di fronte alla raffineria di eroina scoperta nel 1980, nessuno ha lanciato l'allarme per quasi un'ora. Poi, uno dei guardiani ha avvertito per telefono una cognata del boss, Rosa Cittarda, la moglie di un altro mafioso di rango, Mimmo Teresi.
a mezzogiorno lungo il viale alberato che porta dal cancello d'ingresso della Villa Bunker. Vi erano già volanti ed autoblindo, e le figlie delle due vittime, tornate a quell'ora con i quaderni in mano, hanno temuto che la polizia fosse venuta per arrestare il papà. Tre ragazze con il terrore negli occhi. Gli agenti hanno provato a tenerle lontano, ma la più grande ha conquistato la cucina correndo come una forsennata, gridando a squarciagola la sua disperazione. Aveva capito prima di vedere. Con Giovanni Bontade si annienta quella che era la famiglia più potente di Palermo. Quando non c'erano guerre, suo padre in città passava per un santo da venerare e lo chiamavano Don Paolino Bontà, anche a Palazzo dei Normanni o all'Hotel delle Palme, dove frequentava onorevoli e potenti. Prima di morire a 90 anni, nel suo letto, consegnò lo scettro al figlio Stefano, ma per Giovanni aveva designato una strada diversa e da procuratore legale avrebbe dovuto fare ufficialmente una carriera diversa. Schierato con i corleonesi, è finito fra i 475 del maxi processo. Condannato a 8 anni, aveva ottenuto gli arresti domiciliari per una fastidiosa ernia al disco e fu lui 2 anni fa a leggere nell'aula bunker il proclama della mafia per sconfessare gli assassini del piccolo Claudio Domino. 7 dicembre 1989. Il pentito Marino Mannoia svela retroscena e ricostruisce una serie di episodi, a cominciare da quel che accadde al maxi processo quando fu ucciso il piccolo Claudio Domino. Allora il boss Giovanni Bontade si alzò in piedi per leggere un proclama e sconfessare, a nome della mafia, gli assassini del bambino. Una notizia abbondantemente criticata da noi, spiega Marino Mannoia, perché contrariamente alle regole Bontade ha ammesso l'esistenza di Cosa Nostra. E viene fuori la storia di un processo subito da Bontade, costretto a difendersi davanti al capofamiglia Giovan Battista Pullarà, perché non gli aveva chiesto l'autorizzazione. Una difesa imbarazzata. Bontade sostenne che la richiesta era arrivata da Calò e Liggio, ma l'autogol di quel giorno, insieme con altre circostanze, gli costò la vita. Signor Presidente e signori della Corte, quotidianamente assistiamo da parte di mezzi di informazione ad attacchi indiscriminati verso gli imputati di questo processo. Ma ieri si è superato ogni limite. Noi siamo rammaricati e addolorati quanto l'intera cittadinanza per l'eccidio dell'innocente Claudio Domino. Fece sostanzialmente un comunicato col quale Urbi e Torbi diceva: noi non c'entriamo, che è una cosa, voglio dire, abbastanza insolita, perché in genere il comportamento processuale del mafioso è negare l'esistenza stessa della mafia, figurarsi della vocazione a uccidere la mafia. Siamo uomini, abbiamo figli e sappiamo quanto grande è il dolore della famiglia Domino, ma non possiamo permettere che un atto di simile barbaria ci possa sfiorare. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti i coimputati. Onde lo vuol permettere, le chiediamo qualche minuto di raccoglimento per il povero e innocente Claudio. Grazie. Pensò che forse si poteva infrangere una regola per ridare l'onore e la dignità a Cosa Nostra, perché se Cosa Nostra fosse rimasta sospettata di aver ucciso un bambino, sarebbe caduto, come dire, uno dei principi cardine di Cosa Nostra, che è quello che le donne e i bambini non si toccano. Anche queste sono clamorose bugie, perché poi sono di facciata.